Siamo quasi in conclusione, padre Lotti, ma torniamo agli incontri che ci portano ad un altro gigante della fede, un'altra donna che tra l'altro ha fatto dell'obbedienza e della fedeltà il binario sul quale ha camminato tutta la vita, Madre Speranza. Guardate qua. Ci troviamo qui alla stanza dove la madre è vissuta per più di 15 anni. È la stanza molto semplice. In quel libro la madre ci scriveva le preghiere che le persone gli chiedevano durante il giorno. E la madre a noi stesse così, quando stavamo a ricreazione, ci raccontava questo. Dice, sa che quando stavo al Sant'Uffizio, perché la madre è stata anche al Sant'Uffizio, dice, ci incontravamo sempre con Padre Pio e naturalmente lui, poverino, aveva le sue accuse e non tanto leggere, e la madre altrettanto. E come per dire, ci consolavamo a vicenda. Eravamo convinte che veramente si incontravano, che Padre Pio stava al Sant'Uffizio. Invece poi risulta che abbiamo saputo che per Padre Pio al Sant'Uffizio non c'era veramente stato. Si sono incontrati con bilocazione. Qui praticamente poi è morta lei. Questa era la stanza di giorno, diciamo, il soggiorno. C'è il calendario proprio fermo sull'8 febbraio 1983. Non l'abbiamo voluto lasciare, tutto abbiamo voluto lasciare come era all'epoca, no? Sicuramente queste stanze sono state teatro di tante cose meravigliose. Molte di quelle sfuggono a noi, perché il mistero dei santi ha tanti aspetti che non ci è dato di cogliere. Madre Speranza, veramente paragonabile a Padre Pio, anche se non è conosciuta come lui, no? I tratti della sobrietà, della povertà evangelica, anche alcuni fenomeni straordinari, tipo le bilocazioni. Queste cose penso che accomunano moltissimo Madre Speranza e Padre Pio, no? E i santi, proprio perché sono delle persone che stanno molto vicine a Dio, che incarnano nella propria vita l'unico modello altissimo che è Gesù, ovviamente si assomigliano, perché assomigliano al modello. Più si avvicinano al modello, più alcuni tratti della loro vita necessariamente si assomigliano. Padre Luciano, ma è davvero possiamo pensare che si consolassero a vicenda? Abbiamo fatto 3 incontri straordinari, Padre Pio, Natuzza e Madre Speranza stamattina. E il Cardinal Mizzetti. I santi restano uomini e donne e hanno bisogno di consolazione anche quando stringono la croce. E Padre Domenico Mondrone, direttore di Civiltà Cattolica, che ha raccolto questa testimonianza da Madre Speranza, ha raccolto proprio tutta la sofferenza di questa donna che trovava la sua consolazione in Padre Pio. Loro erano consapevoli di poter dare tanto sollievo alla gente. Sì, sì, senz'altro i santi sentivano che dovevano dare il sollievo, ma nello stesso tempo conservavano nel proprio cuore la paura, la sofferenza di cui poi si sente solo. Padre Pio sin da giovane lo dice, a volte dei momenti tremendi di solitudine, lo scrive nell'epistolario. Ecco perché il Signore a volte permette proprio questa comunione, e dobbiamo credere che questa comunione, anche se la dobbiamo vedere nella fede, è una comunione che Dio dà. In questo momento ci sono dei malati, delle sofferenze, devono sentire che queste persone, Madre Speranza, Padre Pio, il Cardinal Mizzenti, tutti quanti sono Natuzza, sono vicini a loro, con la propria cultura e con le proprie capacità. E non ci lasciano soli neanche adesso, questa è la cosa più bella. Padre Luciano, grazie, grazie di cuore. Noi sfogliamo tra un po' un'altra pagina, c'è un grande scienziato che ci viene a trovare, Walter Longo, l'uomo, come vi ho detto stamattina, che si è messo in testa di farci campare fino a 100 anni, pensate un po', stando ben seduti a tavola, state con noi, pubblicità, e poi torniamo qua. Grazie Padre Luciano Longo.